Ritorna alla bellezza originaria la fontana cosiddetta del Carciofo, in piazza Trieste e Trento, che deve il nome con cui è conosciuta la forma particolare dell'elemento floreale da cui sgorga l'acqua. Presente nella piazza dagli anni 50 per volontà del sindaco Achille Lauro, negli ultimi anni era stata danneggiata dagli agenti atmosferici e dall'inquinamento cittadino, tanto da annerire la fascia basamentale e cambiare il colore stesso della corolla. L'intervento rientra nel progetto del comune Monumentando Napoli ed è un importante momento di incontro tra pubblico e privato per il recupero dei beni culturali della città. I 76 metri quadrati, che hanno anche la funzione di rotatoria per il flusso veicolare, dunque, sono pronti per essere restituiti alla città dopo gli interventi sul verde esterno, la pulitura, lucidatura e protezione del monumento ed il ripristino dell'impianto di illuminazione e idrico. Siamo contentissimi, ritorna appunto la fontana del Carciofo nel suo splendore. I lavori sono ancora in atto, ma in occasione della venuta del Papa del 21 marzo noi apriremo la fontana, anche se i lavori dovranno continuare immediatamente dopo, e sarà un momento molto bello. La fontana, ecco, il cui restauro è stato seguito da esperti restauratori, esperti della soprintendenza, da tutti coloro che amano il patrimonio storico-artistico della nostra città. Grazie a un programma di sponsorizzazione lanciato dal Sindaco De Magistris e dalla Giunta, grazie appunto all'apporto dei privati che hanno investito per 27 monumenti della nostra città, questo è uno di quelli. Torna con qualche sorpresa perché riguarda proprio il Carciofo, la parte che sormonta la vasca della fontana. I restauratori si sono accorti che l'originale del Carciofo è in bronzo, sulla cui superficie nel tempo si sono sovrapposti diversi strati calcarei, probabilmente anche qualche resina, ma certamente strati calcarei che l'avevano resa come un monumento in pietra. Non è così, oggi finalmente ritrova il suo materiale originario, ritorna alla luce in bronzo. Nei prossimi giorni verificheremo anche tutta la parte che riguarda la tenuta idraulica delle valli. Abbiamo sostituito già i fari per l'illuminazione, la vasca è in tutto il suo supporto ormai restaurata, lavoreremo alla tenuta idraulica, vorremmo vederla nel suo splendore anche con l'acqua.